Sì, il progetto Clima e Vite nasce grazie al contributo della Camera di Commercio, è un progetto nato in tempi non sospetti, cioè quando di cambiamento climatico ancora si parlava a un livello più di ricerca, e attraverso il suo sviluppo siamo passati da indagare le evoluzioni, gli effetti del cambiamento climatico nella nostra viticoltura torinese, per arrivare soprattutto in quest'ultima fase a entrare un pochettino più nel dettaglio di quali strumenti dare ai viticoltori per riuscire ad anticipare e gestire correttamente le azioni e le decisioni che dovranno intraprendere nella gestione corretta del proprio vigneto. E lo stiamo facendo con un importante lavoro di squadra, diciamo a bello ampio e corposo, fatto insieme da tecnici vitivinicoli esperti, con uno sguardo anche a, come dire, l'attenzione al viticoltore, alle scelte di diciamo le decisioni più sostenibili da intraprendere, e con la supervisione scientifica dell'università. Sì, allora, il settore viticolo della provincia di Torino è un settore che in passato aveva rivestito un'importanza molto più elevata. Ora la vite, diciamo, rappresenta un'attività, se vogliamo chiamarla così, residuale per quanto riguarda l'agricoltura, ma è importantissima perché è ancora un importante presidio per la tutela della biodiversità. Infatti in provincia di Torino abbiamo tantissime varietà autoctone di uva, e l'attività viticola attualmente mira proprio alla riscoperta e alla valorizzazione di questo patrimonio ampelografico. Importantissimo patrimonio ampelografico, perché le risorse genetiche delle antiche varietà sono proprio una delle armi che abbiamo per, diciamo, affrontare il cambiamento climatico, perché all'interno del loro patrimonio genetico ci sono già i geni per le resistenze, ad esempio, alla siccità, oppure alle eccessive piogge, ma è necessario preservarle e soprattutto studiarle in modo più approfondito. Il progetto della Camera di Commercio mira proprio a dare degli strumenti agli agricoltori per aumentare la resilienza del sistema viticolo e dare delle indicazioni pratiche su come affrontare le nuove sfide del futuro.